Ma allora ci siamo! Ma ci siamo! Bentornati a tutti! Bentornati su Humors Channel con Live Non Humors! Ciao draghette! Ciao draghettini! Draghesse! Salutiamo tutti! Ciao Ramona! Ciao Zio Franco! Ciao Francesca! Bentornati sul canale! Oggi ragazzi si balla, quindi balliamo un attimo, scateniamoci un attimo la fantasia! Ciao RoSugar! Bentornati a tutti, ragazzi. Non sapete che emozione ho nel fare una diretta oggi, quindi state attenti perché sbaglierò di tutto. È tipo un anno che non faccio live. Oggi, come avete visto dalla. Ciao Deborah! Devo dimenticarmi di non mettere le mani nel naso, visto che adesso mi vedono tutti. Come avete visto dalla copertina, proverò a creare Sisu, il drago di Raya, l'ultimo drago. L'ultimo dragone, insomma, l'ultimo del Last Dragon. Sì, tutto bene. Ciao Stefania, ciao Deborah, ciao Lefra Beauty. E niente, quindi allora, come vedete, c'ho già la cosplay pronta qui su. Mi sentite bene soprattutto? Sono in telefonata, ma è il tempo di. Brava, 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 mi piace. Sottofondo, sottofondo. Sentite bene? La musica è troppo alta, il microfono è troppo alto. Vado a scatti, non vado a scatti. Fatemi sapere perché hanno cambiato tutto da quando non faccio più live qui su YouTube. È diventata tutta un'altra cosa. Benissimo, perfetto. Allora tutto a posto, vediamo un po' se funziona. Chiamiamo la camera numero 2, che è uno zoom più grande rispetto al solito. Perfetto, camera 1, perfetto, ci siamo. Ciao Giada, ciao Stefania, si sente bene. Ok, perfetto. Io ho creato già con la cosplay colorata, la cosplay deco, con questo verde meraviglioso, ve lo faccio vedere meglio. Questo verde qui e questo blu qui con un bel po' di bianco, ho cercato di creare lo stesso colore di Sisu, che sarebbe questo qui. Sisu si chiama il drago di Raya, l'ultimo dragone. Ragazzi, è meraviglioso. Qualche scatto, sì, perché ragazzi sta facendo giù il diluvio universale. Purtroppo quando piove ho notato spesso e volentieri che la connessione mi va a farsi benedire, come si suol dire, si rallenta tantissimo. Perfetto, perfetto. Poi io la faccio dal computer, non la faccio dal telefono, quindi per me è molto rompiscatole questa cosa, però viene tutto più bello e più professionale, devo dire. Allora, Sisu non è per niente facile. Un po' mi ricorda Elsa, non so se l'avete visto. Io quando l'ho visto la prima volta ho fatto un video, sembra Elsa diventata drago. E un po' mi ricorda anche leggermente le facce dei miei draghi, quindi non è una cosa di presunzione, però c'ha un po' la faccia dei miei draghetti, quelli lì che faccio come ciondolo, non le sculture, intendo. E niente, quindi. Allora, voglio provare a fare sta Sisu, raga, e non sarà facilissimo perché c'è sempre il paragone con il personaggio principale. Adesso ve la faccio vedere ed è lei, eccola qui. Sisu è meravigliosa da morire. Ciao Fede, amo! Mi è arrivato tutto il messaggio adesso. Non lo posso leggere. Magari mi ha detto una cosa privata e non la posso dire. Adesso mi metto il telefono qua perché il riferimento serve. Fisicamente, guarda, io penso che se prendi Elsa gli tiri questa parte davanti esce un drago. L'ho sempre pensato. Ciao Isabella, l'ho sempre pensata sta cosa. È strano, no? Quindi è un po' così. Allora, oggi volevo anche lanciare un tema, un qualcosa che magari ci può avvicinare un po' a tutti. Parlare dell'ispirazione. Quindi magari mentre creo, voi potreste cominciare a dirmi, appunto, cioè, ci sono illustratori, ci sono polymer clay artist, cioè chi canta, magari che mi segue, che magari vuole dire la sua, da dove prende la fonte di ispirazione. Hello Tammy, welcome here, welcome back in my live show. Ok, I'm trying to create Sisu from Raya and the Last Dragon. I can do it. I don't know if I can do it. So, dicevo. Dobbiamo. Parlatemi un po' delle vostre esperienze per domani. Aspettate, oddio, domani che cos'è? Che hai domani? Che ansia, oddio, ho dimenticato qualcosa. Sì, sicuramente qualche figuraccia. Io credevo che lo realizzassi in disegno digitale. Wow, impasta d'oro. No, vabbè, in disegno digitale ho già fatto una fan art. Un po' in stile mio, un po' mi sono ispirato ai disegni di Brit Sketch, che sarebbe una tizia meravigliosa, un'artista che fa paura, che è meravigliosa, e lei lavora per la Disney e non solo, fa un sacco di cose meravigliose. E adesso comincio a farmi. Io in realtà non so, volevo fare all'inizio le pupille con una perla bianca, però
Però ho pensato, poi dopo devo andare a dipingere la pupilla dentro, scusa, il quello, insomma, e non sarebbe mai venuto bene. Adesso mi faccio un attimo una prova di cranio per vedere se ci siamo con la forma. Ro, la vedi, è meravigliosa. Ah, sì, ok, quello. Ok, perfetto. Ho visto le creazioni che hai appena pubblicato, sono meravigliose. Allora, andiamo a vedere un po', tiriamoci un po' più questo su, che c'è questo nasino molto così, c'è questa parte bella molto cava e dritta, la nostra Sisu. Sentite anche la musica in sottofondo, giusto? Ciao Marika! Mi serve la palla più grave, e non parlo di palle, insomma, la palla questa. Tra l'altro, aspettate, io ho fatto anche già lo scheletro perché sarà in 3D, quindi devo vedere le proporzioni e tutto. Ci siamo, questa andrà tutta dentro e secondo me ci siamo con la grandezza, perfetto. Anzi, a mille, ma va, tesoro che li venderei tutte le tue luni muni. Le luni muni mi piacciono un sacco, come secondo me dovrei rifarle perché piacciono tantissimo. Allora, qui vediamo, c'ha questa parte bella tirata, tutta bella liscia, liscia, e mi vado a fare un po' la prima parte di labbro, perché poi andiamo ad aggiungere un po' di pasta sotto. Hello Jasmine! Ciao Jasmine! Sarà dura, non so perché mi sono lanciato in questa avventura oggi pomeriggio, però ho detto io devo provare a farla. Poi un drago, ieri ho detto io basta, non posso aspettare il 4 giugno che esce gratis per tutti. Looney Mooney, yeah! Oh my gosh, the Looney Mooney Collection! Certo che piacciono, stai zitta. Fidati di te stessa. Allora, credo che ci siamo. Adesso ci andiamo un attimo a disegnare la forma dell'occhio con lo sgarzino. È molto disneyana, rispetto a tutto, comunque a tutto il cartone, che è molto molto realistico, il film d'animazione è molto molto realistico, quindi trovo che sia veramente è meravigliosa, cioè stacca da tutto il modo che da tutto il design che è stato utilizzato. Cioè Raya, ragazzi, è qualcosa di assurdo, lei proprio è bellissima, proprio la principessa Raya. Cascate del Niagara stanno venendo giù. Come tuo sponsor, va bene, amore. Quindi dicevo all'inizio, se volete raccontarmi in qualsiasi cosa, voi fate altri lavori, io suppongo, no? Ciao Lalla, meglio tardi. Vabbè, abbiamo cominciato adesso, 9 minuti fa. Dicevo, se mi volete raccontare dov'è che vi arrivi, da dove prendete l'ispirazione, cosa vi porta a creare qualcosa, eccetera, eccetera, sia in, diciamo, in qualsiasi modo, anche nel vostro lavoro, non deve essere per forza un lavoro creativo. Si parla di ispirazione. Lo so che molti mi diranno: ma io il lavoro mio lo odio, perché così, perché colà, e io ci credo, per carità. Però. Mamma Fede, tu impazzirai. Mamma quanto impazzirai, fidati. C'è un posto proprio che morirai appena lo vedrai. Io non ce la faccio aspettare a giugno a vederlo, quindi ho detto no. Lo faccio prima, lo devo vedere prima, lo compro, non mi interessa. La gente ci ha lavorato per farlo, tanto andare al cinema spendevi lo stesso, quindi voglio dire, non mi cambiava nulla. Allora, tiriamo un po' sta mancia qui e tiriamo anche questa. Qui, quindi l'occhio si rideformerà. Niente, non mi volete dire che cosa, da dove prendete ispirazione, vi scocciate di scrivere, ho capito. Ciao Carmela! Oh, ha già capito. Tra l'altro lei, raga, Sisu fa delle facce incredibili, l'hanno proprio super super umanizzata di viso e vabbè, non voglio spoilerare nulla ovviamente, però l'hanno super super dato un carattere fighissimo secondo me. Non vedevo l'ora di vedere questo film, cioè finalmente un film con un drago Disney, ragazzi.
per non farci mancare nulla, c'ho Tomai, il ragazzo di Federica, che ogni tanto mi manda le cose, le novità della Disney. Tipo, mi hanno mandato dei geni che hanno fatto tutta la scultura di Raya The Last Dragon con tutti i personaggi in sabbia. Paurosi. Ah, la domanda dell'ispirazione. Dovete raccontarmi da dove prendete ispirazione quando create qualcosa, qualsiasi cosa, anche quando andate in bagno a fare la cacca. Che cosa vi ispira a fare cacca? Cioè, è questo il segreto. Qual è il segreto? Prima mi serve, scusate, ci metto un sacco, ma per me deve essere perfettissimo. Quindi andrò un po' tirare qui. Tanto qui c'è un po' di pasta che può fare l'altra parte di bocca. Ok. Ciao Carla! Eh già. L'istruzione viene dalla musica, sembra strano, ma è così. No, non è strano per niente. Io la musica la ascolto quando scrivo tantissimo, quando lavoro più che altro anche, però più che altro metto dei telefilm, sai, quelli poco impegnativi, che non devi per forza stare lì a guardare particolari dettagli, che sennò ti perdi tutto. Quindi va bene anche così. Allora. Sì, è un po' come Nina, tu, no? Tutte le stagioni, fate influenzare da tutto quello che c'è intorno, insomma. Meraviglioso, meraviglioso. Salviettine. Ci prepariamo le palline bianche per gli occhi. E penso che le andrò anche un po' a riscaldare con la heat gun, in modo che non si deformano troppo, no? Ciao, Tomà! Ti ho nominato prima. Federica fa la traduzione, anche se Tomà sta diventando bravissimo a parlare italiano. Tutto bene, vedi? Oggi mi sono trasformato anche in Superman. Quando si cambia il colore della pasta bisogna sempre sistemare un po' il tutto. Tra l'altro la cosa che mi ha avvertito è che la Deco in questa partita appena fatta hanno un po' esagerato con i colori. Nel senso che sono macchia leggermente, non tanto, solo alcuni tipi di colori. Però nella prossima partita di colori mi hanno avvisato che hanno trovato il giusto compromesso per avere il minimo, minimo, minimo. Sì, gli alberi in fiore, raga, ma che bello pure qua giù, sono tutti quanti spuntati i fiorellini dagli alberi. Cioè, si sente proprio la natura che si risveglia, finalmente, cioè, non ce la faccio più già, dobbiamo stare chiusi in casa. Poi se il tempo è brutto, adesso dobbiamo sacrificare un pezzo di pasta che mi servirà per pulire le dita. Quindi, non so se lo fate anche voi. Io prendo il bianco così vedo se ho le mani sporche ancora e la sacrifico. Però dai, è bianco, non si è sporcato nulla, ho pulito bene le dita a questo punto, ma meno male. Vediamo un po', devo fare una pallina che vada perfettamente all'interno, non troppo grande, non troppo piccola, e devono essere identiche. Isabella, l'ispirazione viene un po' da ciò che siamo, unita alle cose che vediamo in natura e anche alla creazione di altri creativi ti danno idee, certo, sicuramente. Basta che poi non si va a finire nelle copie perché non lasciamo perdere questo argomento. È ancora un po' troppo grande per i miei gusti, perché calcola che ultimamente ho scoperto questa tizia che ha preso pari pari tutte le mie creazioni, non so se avete visto le mie stories su Instagram, a proposito, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Humarts Polymer Clay Artist se siete qui per la prima volta e niente, praticamente qualsiasi cosa c'era sulla sua pagina era presa dalle mie cose, ma manco ispirata, delle cose erano proprio identiche e sono rimasto di un male quel giorno, chiedetelo a Fede, chiedetelo a Nina, è stato orribile, orribile. Amore, Raya te l'ho detto già che la devi fare secondo me, però ti devi vedere prima il film, se no non vale. Ok. Adesso spostiamo un po' la pasta, la vado un po' a coprire. E voglio un po' cuocere leggermente le palline con la heat gun. È caduta la luce dietro. Scusate. La luce è blu perché devo fare le cose fighe, no? Capito?
ce la posso fare, adesso mani in piedi, su, ecco, ce la possiamo fare, perfetto. Allora, chi è che ha scritto? Di notte la testa sforna idee a gogo, sì sì esatto, anche la mia. Quindi ispirazione della notte, della musica e da volte da qualche libro, bravissimo, ottimo, ottima cosa. Marina, creo gioielli con le perline e faccio cabochon in pasta polimerica. La mia fonte di ispirazione, ma intanto ho imparato quello che creo, la tecnica qui su YouTube, diciamo, per imparare. Perfetto, bravissimo, un'ottima cosa. Ho sentito, ma non so chi sia questa ragazza. È meglio che non mi piace fare flame su altre persone, bruttissimo. Io quando scrivevo mi sentivo ispirata da una natura sui colori grande. Da un annetto ho iniziato a modellare in 3D e stampare le mie creazioni. Di solito lavoro con un colonne sonore di vari film, anche io adoro tantissimo. Scelgo spesso Harry Potter oppure film roba irlandesi, scozzesi, roba varia. Ciao Leria! Ovviamente le palline camminano, no? E noi le blocchiamo alla faccia loro. Ferme! Questa è una cosa leggera in modo che non si deformano troppo. Ferma! Ciao Gabriella! Cosa hai fatto poi con quella ragazza? L'ho contattata? Certo che l'ho contattata. Gli ho detto gentilmente, guarda, io mi stanno scrivendo un po' di persone che vedono che c'è una certa somiglianza con le tue creazioni e con le mie, ma hai preso ispirazione, vedo che mi segui ovunque, su YouTube, su Instagram, ovunque praticamente, e niente, alla fine mi dice, no, io ho preso ispirazione così, non ci ho pensato proprio a citarti, però hai citato la cosplay, voglio dire, ti sei ricordato di citare qualcuno. La cosplay sa benissimo che io faccio quel tipo di drago, voglio dire, sei un po'... Cioè, a me dispiace poi andare in privato, perché poi magari una creativa che ha appena iniziato, io non voglio rompere le scatole, però meglio che imparano certe cose subito, che poi mi dà fastidio quando vengono a dirmi vabbè, ma quella è una neocreativa. No, ragazzi, prima di essere creativi, noi siamo persone. Quindi, come persona, la mia educazione è non andare a rompere le scatole agli altri e non mi vado a prendere le idee altrui. Poi mi vengono a dire, no, ma io non le avrei vendute. No, ragazzi, non ci credo. Perché se ti fanno una proposta, se ti acchiappi uno dei miei clienti che magari gli piace una cosa copiata spalesemente da me e magari tu la fai 50 euro, 100 euro in meno, è normale che vengano da te con un'idea mia. Cioè, parliamoci chiaro. Magari un po' in punta di piedi. Sì, Deborah, in punta di piedi sicuramente, ma nemmeno tanto. Perché per me il rispetto viene prima di essere creativi, dottori, pittori e tutto quello che ne concerne. Siamo persone prima di tutto. Quindi non ti prendi le cose degli altri e non scrivi di chi sono e ti prendi gli applausi e i complimenti della gente sotto i post, perché prima di quello non faceva, tra l'altro molto brava, una bella manualità, e io ho detto vabbè, oh, sei pure brava, è peccato se poi ti fai una brutta nomea, cioè l'ho pure cercato di proteggerla in un certo senso, no? Che cavolo. Ok, adesso ci andiamo a mettere un po' di palpebre. Anzi, prima ancora avrei messo un po' di nero. Poi lo mettiamo dopo, lo mettiamo adesso. O dopo, o ora, non lo so. Adesso ho deciso.
Sì, in punta di piedi assolutamente, cioè fare accozzaglie di Grezzi, tra l'altro aveva copiato anche un draghetto di quelli senza denti di Chris Raniak, non so se li conoscete, lui dipinge, lui fa anche illustrazioni dei suoi draghi, sono meravigliosi, all'ennesima potenza li adoro, invidio un sacco il suo stile, ma non ho mai pensato di mettermi a fare le bocche dei draghi suoi o a prendere ispirazione nemmeno una mezza volta. Però loro hanno anche il copyright, voglio dire, se ti beccano, figlia mia, sei finita, ti possono fare una multa, non è indifferente. Ciao, Kindia! Che bel nome, Kindia Blu. È il tuo nome, no? Così. Che meraviglia. Non ci andiamo a preoccupare se si sporca il bianco, perché tanto poi andiamo a fare... come si dice? Andiamo a fare un po' di... Mettoci la pupilla e tutto il resto appresso. Ma senza copiare di qua e di là, poi a volte può capitare, ma non con tutte le creazioni. No, vabbè, copiare no. Magari può capitare di avere la stessa idea di una persona allo stesso momento, cioè per carità divina. Cioè, ho visto creative che si facevano la guerra, magari lo stesso giorno hanno pubblicato la stessa cosa, manco se erano parlati o avevano visto altro. Quindi può capitare, la coincidenza c'è, perché comunque siamo tutti, abbiamo tutti delle menti super creative. Quante vatte, Giuseppe? Non lo so, tesoro mio, ma io non penso a queste cose. Che ne so io? 220. Una canzone. E come copiare esatto, la personalità, per prendere tutto, le notti insonni, tutto quello che ha passato per creare quella cosa, ragazzi, è orribile, non vorrei mai sentirmi come uno che viene appunto additato come copiatore, cioè è orribile come cosa, secondo un po' di pasta, perché alla fonte è molto più... parte in quarta proprio, non è così schiacciata. Esatto, non portano una mezz'ora da poco. Ok, quanti watt con la pistola? Non avete scritto nient'altro. Anche le sopracciglia, questo drago è fantastico. Adoro come lo hanno umanizzato. Ciao Rosanna! Smesso di fare sto uragano di acqua, cioè raga non potete capire la pioggia che ha fatto oggi, cioè sono basito, non pioveva così da mesi. Non solo le palline sono buone da modellare, ma anche la stecca delle palline, dei top. Sistemare, però ci abbiamo già il primo occhietto. Ciao Momis! Ciao Cesare, grazie. Insomma, devo aspettare un attimo, io non so se ci riuscirò, io ci provo. Perché poi queste sono tutte sfide. Ogni giorno una sfida per noi creativi. Poi non faccio mai fan art, quindi per me è difficilissimo ultimamente riuscire a. Sto cercando di fare sempre cose originali. Io spero che smetta di piovere perché devo andare a fare il video della presentazione della nuova collezione di draghi che ho fatto.
però ancora non posso andare perché devo andare all'orto botanico a farla. Sarà una presentazione molto natura, molto figa. Spero di farla il prima possibile, guardate, sicuramente. Sono 9 draghi, 9, sì, 9. È il mio nome, ma blu è il nome d'arte. Ho scelto un colore che mi piaceva, grazie, non ho dormito per notti, ti capisco. Io c'ero, ascoltavo pranzando alle 16 di pomeriggio, come al solito Nina. Ha tutto un suo vivere, un suo orologio biologico vitale. Brava, amore! Io c'ero! Già me la immagino che si stava scapezzando e affogando per venire in diretta. Sì, sì, ma è bello farle come le fai, come tu le interpreti, Fede, perché tu c'hai tutto il tuo stile, eccetera, eccetera. A me spesso mi hanno chiesto di fare dei draghi ispirati alla Disney, per esempio. Sì, anche sì, ma beh, è snaturale il personaggio. Voi che fate comunque già cose umane, con il vostro stile è figo farli, vederli sotto un altro aspetto, i personaggi. Si è messo a fare i pacchetti. Amore, i pacchettini. Che cucciola. La parte per rompere scatole e fare gli occhi uguali. Le voglio qua. Anche se io un occhio volevo farlo un po' tipo così, come state con un... magari comunque c'è da dire, Federica è l'unica creativa italiana che ha uno stile talmente suo e inesistente in così altra parte del mondo che qualsiasi cosa crei che sia fan... Esatto, esatto, è vero. Pure io l'ho pensato tantissimo. Glielo dico sempre in realtà che la vedo molto come una... un brand famoso tipo di Funko Pop con i suoi personaggi, perché è troppo forte. Poi c'è una precisione a fare quegli occhi, cioè io non so veramente quanto glielo dico, cioè li odio. È troppo precisa, mamma mia. Occhi, le ciglia uguali. Le ciglia identiche. Adesso devo fare per forza la mascella sotto un attimo perché devo capire una cosa di proporzioni, perché se non ci siamo... sbatto tutto per l'orecchio della live, ve lo dico. Bravo zio Franco, bravo. Urlalo, non ci sono i like al video, ricordalo tu. Stavamo un po' fuori proporzione. No, ci siamo. ci siamo. Poi io se vedo che magari un pezzo di qualcosa si infila nella pasta e mi cambia il colore divento un pazzo, glielo devo togliere subito, non aspetto. L'ansia proprio. Ah, Gesù, chi mi deve la mostrarci questo è pazzo.
manco la musica orrendo, perché ho trovato un modo per mettere la musica fatta bene senza che si senta dal microfono del computer e sentite solo me col microfono del computer, ma è orribile lavorare senza musica. Odio. Non so manco cosa state ascoltando in questo momento. Ho messo un po' di musica orientale, visto che stavamo in tema Raya. Hai messo la mail prima di entrare? In che senso ho messo la mail? Ah, perché non entravi mai col tuo profilo? Ecco, finalmente, dai, imparato una cosa nuova. Secondo me è troppo ambizioso fare un progetto così subito in 3D, l'ho vista mezza volta sta Cristiana di Braga, vabbè. Il tuo lavoro me ne dà molta, non per copiare ovviamente, ma per trovare gli stimoli. Mi fa piacerissimo, questa cosa me la dicono tantissime persone che mi seguono, lo dicono anche a Nina tantissime volte, perché stando comunque su un social, parli di un prodotto, parli di quell'altro, oggi mostri questo, domani mostri quell'altro, la gente mi scrive: grazie, oggi non voglio di fare niente, però ho visto la tua story e mi ha ispirato a creare e a prendere in mano le paste. Cioè, per me già che mi scrivete una cosa del genere, io impazzisco dalla gioia, veramente. Soprattutto, ragazzi, calcolate che oggi noi in campagna, da ieri, siamo entrati in zona rossa di nuovo, e c'è veramente un mormorio di strada. Stamattina sono dovuto scendere a prendere pappa Freya ed era una cosa orribile. E mi è tornato in mente il lockdown di marzo scorso, di un anno fa. Troppo brutta sta cosa. Grazie Rosy. Sì, spesso anche altre persone dicono: io creo mentre guardi i tuoi video, io creo, mi fai compagnia. E è una cosa più bella. Ok, devo fare un rialzo sulla fronte. Come se voglia di creare, ma fa mezz'oretta la videochiamata del lavoro. Ah, bene. Grazie Giada, mi fa un sacco piacere. Un sacchissimo, non sai quanto. Veramente, ci tengo tantissimo a sto posto. Andiamo qui, più spesso al centro. Le mani così calde mi hanno fatto sciogliere la prossima praticamente. Assurdo, odio. Non mi succedeva con tutte le paste possibili, cioè qualsiasi cosa mi diventavano in mano filamenti. Tra l'altro sono ancora in dubbio se farle i capelli con quella stoffa con la quale ho appunto fatto l'Ampus, lo conoscete tutti penso, no? Che è molto simile alla criniera di capelli di Sisu. Non lo so ancora, devo ancora capire bene, oppure li faccio in pasta, forse è meglio. Ciao Mirko, forse già me l'hai detto, non so cosa sono le selchi del Twins, forse sono i moccettini che si portavano appresso del cartone animato, no, non le faccio queste cose. Non le faccio, sorry. Sono troppo kawaii e non faccio cose kawaii. Oh, il profilo mi piace. Questo andrà un po' sistemato, però così non mi piace. Ah, ragazzi. Tra l'altro forse Mirko mi scrivi sempre la stessa cosa nelle live, però mi sa che ti ho anche risposto varie volte. Non le faccio le selfie, non lo so, veramente, non le faccio. Molte cose le andrò comunque a sistemare con il pennello, con un po' d'olio leggero e olio Johnson per renderla il più piatta e liscia, perché anche se è un drago peloso però. Ah ok, no, allora no, non le faccio, le sirene le fanno altre mie colleghe.
Fatto la resina una volta con la tela in stampo di un livello di spugna della stufetta, non ti dico cosa è successo. Che è successo, Cesare, con la stufetta? Che resina era soprattutto che ha preso fuoco? Ma tra l'altro, volendo, possiamo anche far venire Nina in diretta se vuole. Cioè, Nina, Federica, no, c'ha la videochiamata, ha detto. Perché? Perché devi scrivere perché? No, perché? Perché PK non è italiano, ok? Le Winx a Umbi, esatto. Mi è piaciuta un sacco la serie TV su Netflix, ma il cartone l'ho sempre schifato. Proprio tanto, tanto, tanto. Filo, mi sa che ci siamo quasi. Forse gli occhi andavano un po' più su. No, forse ci siamo. Ah, ok, Nina sta morta, raga. Muoio. Sì, dobbiamo provare, ma mi sa che ancora non è. Ho visto sta cosa, ancora non è disponibile qui la funzione. Almeno non a tutti, non qui, nel senso non è disponibile a tutti. Ok. Al centro A. Ancora, al centro. La faremo tipo per le 6 a fare qualcosa di decente, Umberto? Ditelo, ditelo pure. Però il lavoro richiede, queste cose richiedono tanto, magari la prossima volta faccio una cosa più semplice. Sopraccigliare, io li chiamo salsicciotti questi, eh. Io vorrei iniziare a creare doline, ma sto ancora cercando un mio stile. Voglio siano riconosciute e non confuse con altri, ma è difficilissimo. Cercate, lo so. Eh sì, secondo me sì, dobbiamo fare così, però dobbiamo informarci perché magari basta uno di noi tre che ce l'ha questa funzione. Cavolo, siamo tre, uno su tre ce l'avrà sta funzione, no? Mi dico io. Basta che siamo uno di noi tre ce l'abbia, la possiamo fare, se no facciamo con Skype e vi aggiungo qui nello schermo piano piano. Facciamo una live tutte e tre. Tra l'altro c'è questo numero di Milano che mi chiama da stamattina, aspettate un attimo, no? Pronto? 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 Sì, chi è? Sì, e mi stai chiamando da stamattina e mi stai rompendo le scatole. Ho molto rispetto del tuo lavoro, però sì, è lo stesso numero che mi stai chiamando da stamattina. Quindi grazie, buon lavoro e togli il numero dalla lista. Grazie, ciao. Trading online, ma chi cacchio lo fa sto? Cherry Shrimp! How are you, dear? How are you? Qualche set buono per le paste, gli attrezzi. Sono tanti, cioè io. Questo qui della Green Stuff con tutti i dot e le palline è uno dei migliori. Dici che gli ha fatto guardare, amo? Hello, are you? I'm fine, dear. Just some problem on my back, as always. Qui. Andiamo a dare un sopracciglio decente, la sto guardando di nuovo per bene, perché ha le ciglia come una donna, è meraviglioso. Oh, great, great. How is the things in your country? Here in Italy now, in Naples, we are in red zone. We have so much cases of COVID. Dicevo a Cherry che qui a Napoli appunto siamo nella zona rossa e che abbiamo un bel po' di casi di Covid in questo momento. Stiamo un po' inguaiati. Stiamo inguaiati. Francesca Luzzi, dove sei che non scrivi? Che stai facendo? Ti ho messo paura, eh? Ecco, ha fatto la risata su. Ok.
partita che avevo vista. Perché l'ultima volta è sacra. Oh, hello, Gallo Mayorist. Thank you so, so much. Solo facendo la live possiamo vedere se si può stare in tre. Quindi non avvio la live. Non ho capito, Fede. Ah, lavori. Ma dove sta? Ma sta il lavoro, mo, tipo. Hello, Moncloro Creations. Comunque una bella sensazione se tutti insieme in diretta. Madonna mia. Scusate. È arrivata una notifica. Ok. Sì, sì, esatto, mo, esatto. Vabbè, possiamo pure provare per fatti nostri, magari la mettiamo privata. Non so se si può mettere tipo privata tra di noi. Ma non credo. Un'ora. Sì, no, poi ho inteso perché stavo occupato, distratto da Sisu. Sisu mi distrae. Già sta prendendo la faccia di Sisu, sono troppo felice. Ci vuole un po' di pazienza, ragazzi, lo sapete, è così. Insomma, magari vi annoiate, io lo capisco, perché giustamente guardare tutto questo tempo uno che sta a fare sempre la stessa cosa, però... Già vedo qualcosa che si muove e mi sta piacendo in questo momento. Litighi con i gatti che saltano sul PC, lo so, lo so. Io ho la fortuna di Freya che non salta su alcun mobile, quindi a parte che il pomeriggio dorme, però non salta da nessuna parte e fa quasi paura sta cosa. Non è una gatta. Sono rilassante. Allora facciamo i rilassati. Rilassiamoci insieme. Oggi ho fatto una foto alla mia faccia dopo quasi... Vabbè, il 20 marzo faccio un mese di dieta. E... No, vabbè, scioccato. Ma lo posso sentire anche in live, amore, questo audio. Posso sentirlo anche adesso. Mi hai detto cose tue private. Non posso dire alla gente. Ma anche perché a me piacerebbe fare live su YouTube con qualche ospite creativo, in modo che si chiacchiera di creatività insieme, si dicono cose creative insieme, si lanciano hashtag e cose varie. A proposito, mi scordo sempre, se volete potete fare uno screen della live quando volete e taggarmi su Instagram che vi riposto. Oggi mi sento di ripostare le cose. Che non tutti i giorni vi riposto, però è per una questione semplicemente che poi chi mi segue si annoia. Però ci sono dei giorni che vorrei comunque dedicare a queste cose. Sì, la posso mettere quindi? Ok. Andiamo da Federica. Allora, Federica, c'hai il dono dei messaggi lunghi. Idem Nina. Quando partono da caso 3, 4, 5 minuti di messaggi audio, vi giuro. Vi giuro, certe volte dico, ma perché non mi ha chiamato? Facevamo prima. Abbiamo, ti dicevo, che là nelle chat non si capisce, perché poi ti mette un commento dietro l'altro. Apri la posta. Discorso, nel senso che se vuoi vedere, se vogliamo vedere se la live a 3 funziona, bisogna avviare già la live, la diretta su Instagram. Fino a quando non si mette la diretta, non si può sapere se possiamo essere in 3. Quindi non sto a fare prove a cacchio, perché sennò poi mi vedono tutti i peli nel naso, tipo stare da sotto così. E dobbiamo essere tutti e tre disponibili per poter fare questa prova. In realtà bisognerebbe poterla fare non appena possiamo farci una live in 3 anche su YouTube. Così che iniziamo su Instagram. Se su Instagram vediamo che non funziona la live a 3, ci svegliamo tutti su Skype e da Skype andiamo su YouTube col tuo programma. Ok, amore, ci sono. Grazie, Carme, grazie, grazie mille. Non solo 6 kg, ma la faccia subito mi cambia, diciamo.
una cosa. Allora, il sopracciglio fa questo. Fa questo e qui sale. È un po' come le sopracciglia delle femminucce. Essere più acchittante. Come si dice? Sì, la voce di Fede, adoro. Certe volte, raga, mi fa morire perché adesso si sbaglia, parla tra francese e italiano e ogni tanto sentite il rumore di questo coso che fa del deodorante e qua si alza. Quando discutiamo, poi io Nina e Fede non vi dico che succede. Che magari per tre quarti d'ora diciamo tutti la stessa cosa, però in maniera diversa e ci ammazziamo. Duro, duro. Ok, forse ci siamo. Ho raggiunto il risultato che volevo per avere il viso. E abbiamo questa parte. Ok, adesso sì. Ti spaventi? Ma perché ti fa? Perché ti spaventi? Non ti devi spaventare. È bello sentire la propria voce. Io mi faccio un po' strano, sì, mi sento un po' strano, quello sicuramente. Infatti i video miei non li vedo quasi mai, tipo delle live. Raramente riguardo i video che giro, li monto perché poi mi sento già tutto il tempo mentre li monto, quindi non mi sopporto più a un certo punto. Ora forse ci siamo. Però lei c'ha. Le parto da qui. Un bel, ma che stai a fa? Che stai a fa oggi? Niente. Sto aggiungendo pasta di continuo. Ma con una testa enorme, non c'entra più il corpo che mi serve. Cioè, il corpo che ho già fatto con il fil di ferro. Cos'è? Federica mi tagga. Cos'è? Dai, Fede, non mi puoi fare queste cose, ti odio. Cioè, Fede si compra le borse più belle del mondo. Poi sono solo da donna, però sono bellissime. Cioè, ti è arrivata già. Amo, guarda un po' qui cosa ricevuto. Stupenda. No, vabbè, meravigliosa. E poi trovo tutte lei, secondo me è iscritta a tutti i siti di borse del mondo. Mi fa morire, non è giusto sta cosa. Già l'ho messa, l'hai vista? Ti odio. E a parte vabbè che se io compro un'altra borsa pure da uomo, ok, penso che esco fuori di casa. Che veramente pure io sono un po' patito di zaini e borse, mi piacciono tantissimo, però ne ho già tantissimi. È bellissima, Fede, mamma mia, adoro. Duro all'infinito. Ah, raga, non so se vi ricordate, se qualcuno di voi l'ha visto. Io ho fatto una collaborazione tempo fa con quelli di Smart Bug, che appunto sono coloro che allevano i bruchi per poi fare farfalle e liberarli nella natura, perché le farfalle, come sapete, comunque impollinano, fanno un sacco di cose buone. Mi hanno scritto poco fa e mi manderanno un altro kit con i bruchi e la farfalla macaone. Cioè, adoro, adoro. È bellissimo poi vedere tutto il processo, preparargli la pappa. Cioè, adoro. Adoro all'infinito.
dire questi tratti qui. Ok. Oddio, forse ci siamo con la fronte. Io ho dei problemi con le fronti. Ho dei problemi con le fronti. Nella testa, nel pelo, idem questa parte qui. No, è quella gialla, nera, e puntini rossi e blu pure, mi pare. Non so se avete visto il video che ho fatto tempo fa, io sono impazzito, avevo i bruchi per fare i bachi da seta, eccetera, eccetera. Che bello. Sono troppo contento, adoro. Tra l'altro stiamo andando incontro alla primavera, quindi... Penso, anzi, dirò di mandarmeli quando già fa un po' più caldo, perché quando fa freddo i bruchi soffrono tantissimo, sono super super delicati. Perché poi devono comunque affrontare la trasformazione in farfalla e ci mettono un po' di tempo. Che bello, ce ne sono tante da dire. Vabbè, tu stai più fuori Roma, no? Sei, non mi ricordo, aspetta, che zona era, come si chiamava. Anzi, la so, però non la dico. No, te lo devi andare a vedere. Scrivi Smart Bug Humors e ti vai a vedere il video. Adoro l'infinito. Adoro. E sì. Allora, c'ha questa cosa che va qui lei. Ecco perché non mi tornava il sorriso di sì sulla faccia reale. Perché c'ha la bocca che non va giù ma va su. Quindi adesso vado a sistemarmi questa cosa. Ah sì, a Guidonia, ecco, bella. Sì, devi andare a vedere perché ho fatto proprio il video da quando mi sono arrivati i bruchi fino a quando non li ho liberati. Cioè, è stata un'esperienza molto molto bella, veramente veramente una bella. Smettere di schiacciare la testa perché poi mi si ammoscia la fronte di nuovo e non so perché, dove va a finire sta pasta poi, cioè. Oh, ecco. Mi piace. A posto. Andiamo a vedere, io penso che il corpo non ci sta più, sarà un po' più grande adesso, credo. Il corpo è questo qui. No, però ci va ancora, oh mio Dio, che emozione, raga. Che emoziona. Emozioniamoci. Allora, aspettate un attimo, Dio, che ho fatto. Vi metto un attimo qui. Dovrei riuscire ad alzare la telecamera. E così dall'alto vedete meglio quello che faccio. Vediamo un po' com'è la situazione. Devo aggiustare la sfocatura. Eccoli qui. Pronti, partenza, via, ci vediamo? Ok, sì, ci vedete. Grazie, non potete capire. Allora, sì. So che avete la telecamera qua di fronte, non vedete niente. Allora, adesso mi vado a prendere un po' di questo. Vedo un po'. Mi mollava prima che era il moroso. L'armatura è una cosa molto particolare, va fatta per tutto quello che è creata, anche le minime cose, perché vi regge tutto e vi rende la vita una meraviglia. Statemi a sentire. Vedo gente che fa delle cose un po' troppo troppo, ma manco per la fragilità, è che vi danno l'impressione di avere proprio lo scheletro sotto di voi della cosa che state creando, quindi avete più possibilità di fare anche, che so, il gomito, cioè guardate qui, no? Questo è il gomito del drago. Automaticamente con il fil di ferro vi verrà automatico dargli una piega, perché spesso vedo certe cose, con gomiti e ginocchia che hanno la curva. Abbiamo tutti un'articolazione, ricordiamocelo.
e usiamole. Così, cioè, abbiamo questo come le nocche, no? Ta, ta, ta. Fatele. Il momento è finito, un momento di insegnamento non richiesto. Che mi permette però di partire e andare nella Inghilterra. Ma come? Ma io voglio venire anche via. Portami con te, portami con te. Scotch di carta, o se avete la guttaperca, però la guttaperca mi è finita in questo momento, quindi vado di scotch di carta. Così facciamo così, così infilo la testa e ce l'ho già ferma in un punto e posso andare già a mettere il collo e a fare quello che voglio, no? Attaccatela bene, cioè, insomma, a parte che è lunghissima la coda, ragazzi, c'è una scena del film che è meravigliosa, cioè, non dovete vederlo. Tutti i costi, promettetemi. Cioè, bello, bello, bello. Vogliamo vedere. E stringo ancora di più. Ok, così abbiamo la nostra bella struttura interna che ci permette di dargli tutta la fattura e forme che vogliamo. Prima di mettere la testa, vado a ricoprire un po' il collo. La nostra Sisu, che è molto longilinea, è sottilissima, cioè poi la vedrete, è bella, bella, proprio innamorato. Anche Raya è stupenda. Sì, il bro ha deciso che non devo stare più in Italia, allora tramite amici ho trovato il lavoretto come grafico, intanto studio la lingua. Bravissima, complimenti Zo. Bravo mamma, bravo. È la cosa che si deve fare in questo momento. Sei giovane, puoi partire, vai a fare la grafica fuori, e via, libera e felice. Le zampe sono un po' corte, ma le vado un po' ad aggiungere un po' di fil di ferro perché le vedo cortine. Ah! Pazzia, raga, voi non lo sapete, ma qua succedono cose. Questa coda lunghissima poi è orribile lavorare perché queste punte si azzeccano ovunque, mi sono graffiato già 8 volte. Bravo, bravo zio Franco, facciamo i complimenti a Zoe, che bella cosa. Spero veramente che realizzi questa cosa e te ne scappi da qui. Veramente. Non è cosa proprio stare qua. Soprattutto per noi creativi è difficile, difficile tutto. Ok. Allora, dove la pinza? Eccola qua. Prendo il fil di ferro che avevo qui, scendo un po' con la pasta e mi vado a tirare questo tipo un uncino. Leggermente, in modo che si infizza nella testa. Si infizza. Ok. Oddio, già mi sembra Raya, raga. Raya, già mi sembra Sisu. Muoio, la misura è perfetta. Solo le zampe qui vanno sistemate, fatte più lunghe, ma si può fare tranquillamente dopo. Tra l'altro non so ancora se farla seduta. Questa è piena a fare seduta per fare una cosa diversa, perché poi lei quando si siede troppo sembra un cane, è meravigliosa. Quindi bisognerebbe fare così, così, le zampettine, e poi queste qui più lunghe giù, messe qui. Bello, mi piace. Fil di ferro, odio. Fa pure i rumorini sul vetro. Andiamo a dare un'attaccatura attimativa, perché penso che farò tipo anche due cotture in modo che fisso il lavoro che ho fatto. Aspetto che mi si raffreddino un po' le mani perché ho sciolto la costola, che era un po' impossibile.
magari vi giuro che non la tocco, la continuiamo insieme, oppure farò qualcosa di più semplice delle prossime dirette. Ho un po' paura, ma visto che combino poco lo faccio, poi magari se la fai leggere il museo di Harry mi ci unisco. Ovvio, ovvio, ovvio. No, ma la paura ci sta perché è un posto nuovo. Poi vabbè, in Inghilterra adesso comunque diciamo c'è il fatto della Brexit, tutto un casino per andare a lavorare lì, per vivere lì, è veramente un bordello, devi avere veramente conoscenza lavoro, cioè se vai lì per un lavoro che hai già al suo lato credo che non ci siano problemi. Vai, amore, vai a fare questa video, poi mi fai sapere. Grazie tesoro. Non doveva venire così grande comunque. Ero partito con un fil di ferro minuscolo e te lo faccio una piccola sisu. Sono sempre il solito, sempre. Sempre. Non c'è niente da fare. Cose grandi. Ci piacciono di più e non fate battute, lo dico. Amo, pure io aspettavo un pacco per oggi, ma mi sa che non è arrivato, oppure è arrivato, non lo so. Andrò a controllare. Che poi le cose brutte, gli ordini che faccio di notte, raga, io quel giorno dopo me ne accorgo che ho ordinato roba. Cioè, il giorno dopo dico, ma che cacchio ho comprato? Eh sì, mi sfugge sempre la mano, dico sempre, vogliamo una cosa piccolina, carina, più... Va, boom. Scottura, via. mamma mia, mamma mia. C'ha pure due corni in fronte, fatte sempre celesti come la sua pelle, come il pelo, però hanno delle decorazioni su blu, leggermente sul blu scuro, leggero. E siediti, sì, su, dai, su. Oh. Volerà tutto. Allora, mettiamo anche l'altro qui sul corpo, poi perché per le zampe penso che devo rifarle, devo metterci un po' di ferro per fare più lunghine. No, non ti appoggiare qui, cosa farete sta voi? Fatemi sapere un po' cosa fate, va? Io penso che stasera mi vedrò un film su Disney Plus, perché dai, l'ho già rivisto in inglese stamattina, è meraviglioso. Che diamete per il fil di ferro? Raw Sugar? Non lo so, manco questo, io non so niente di cose, non ci penso. Compro, vedo se mi piace. Allora, questo è 0,81, quindi è meno di un millimetro. Però poi vedi, lo giro diverse volte su se stesso per farlo più così, perché uno solo doppio ha meno resistenza. Ho visto le stories, Manu, ho visto bella. Esatto, registro un po', faccio vedere. E faccio vedere che ti è arrivata dalla Scrollbox. Scrollbox. Non riesco manco a dirlo. Ah, così ti stai ferma?
Questo preferisco la gutta perca 100.000 volte perché è sottile e questo è pure un po' doppio, questo nastro carta qui, questo scotch carta, però la gutta perca è meravigliosa, si attacca a tutto e viene subito lo scuro così. Mi piace il colore della pelle che è quasi identico al tuo originale. Andiamo a toglierti un po' di guance. E poi forse sono quasi contento. Ma c'è da fare tanta roba, eh. Ciao Antonella! Questo è un... Ogni tanto sento i rumori, raga, ho dei problemi. Ciao Gabri, grazie per essere stata con noi, grazie mille. Per stare qua con voi non ho fatto nemmeno la merenda oggi, ve lo voglio dire. Allora, qui ci va un po' di scotch in più. Serve un po' più spesso. E io sono a dieta, ricordo tutti che devo mangiare, ho fame. Tra l'altro oggi 70 grammi di pasta. Non mi sarei mangiato tipo un mezzo chilo solo io forse. Anche se lo stomaco si è ridotto dopo aver mangiato, stavo bene. La cosa che dovrò lasciare traccia, allora c'ho le dita azzurre, ho detto prima, sono leggermente, guarda, non sono tantissime. Questa è la prima cosplay deco che hanno fatto e mi avevano già avvertito che me l'avrebbero mandata per provarla, ma che in questa mia partita, la prossima che arriverà qui in Italia tipo a marzo, non ci saranno problemi. Hanno un po' esagerato con l'inchiostro, cioè con i colori, insomma, però normalmente no, pochissimo, cioè a parte questo è un pezzo proprio di pasta, però proprio poco. In ogni caso, come sono paste che colorano molto molto di più. Mi continuo a mettere perché voglio che sia bello tondo preciso, perché sì, su è bella tonda e precisa. Ho mangiato le fragole prima, mi sono rimaste. Seguire la dieta dell'alimentare, sta che anche io, sì, anche io adoro la SMR con lo scotch. Ci siamo con lo spessore che non deve essere troppo, nemmeno troppo poco. Mettiamo un altro al centro. No, no, tranquilla, tranquilla, non tutti entrano in live insieme, quindi ci sta benissimo che non avevi sentito, sei entrata dopo. Ok. Perfetto. No, io tipo le fragole o frutta tipo macedonia c'era la domenica sera. E basta solo quello. Possiamo fare, eh? Le zampe belle più lunghe di queste, ripeto, saranno più lunghe. Non solo queste, però dovremmo metterle in questa posizione che adoro, perché è molto molto orientale. I draghi orientali non hanno le ali.
ma saltano nell'aria, come appunto fa, vedrete. Stavo spoilerato, sì. Quindi, vabbè, ma si vede anche nel trailer, quindi non ho spoilerato nulla. Non hanno ali, sono molto molto eleganti, lungiformi, lungilinei. Forma mi piace questa posa così, è molto simpatica perché lei si mette spesso seduta come un gatto, insomma. Sì, ci sta questa così, credo che ci sta bene. Forse però vedo il collo troppo lungo, quindi magari non togliere il collo, tolgo le zampe, le faccio partire un po' più su, così sto più tranquillo. Quindi ragazzi, sono le 6 meno e direi che possiamo anche chiudere. Mi metto a ricamare guardando. Ti amo, grazie, però adesso chiudo, vado via perché ho bisogno di rilassarmi. Le live, ragazzi, sono una cosa che stancano ero dimenticato quanto era bello stare così in diretta, però voglio farle anche la cosa in faccia, voglio farle anche con Nina, con Federica vicino, magari la prossima volta le facciamo insieme. Quindi allora si strutta. Amo, sto qua dalle 4:28-29. Quindi ci sentiamo su Instagram. Se volete potete fare anche lo screen della live, dire che siete stati qui, non lo so, fate quello che volete. Io aspetto che fate lo screen, taggatemi perché io poi vi riposto. Allora aspetta, metto anche quest'altra immagine. Oggi abbiamo fatto solo questo, raga. Aspetta, questa telecamera fa un po' cagare. La mettiamo qui. La telecamera migliore è questa, quindi se volete fare una foto fatela adesso, così tagliamo anche la cosca, vi facciamo vedere che siamo tutti belli e carini insieme in diretta e niente. Ma figurati Marina, come va con la stampante del 2? Benissimo, benissimo. Poi questa settimana vi presento i miei cuccioli che ho stampato. Già ho detto cuccioli, già è troppo. Vi faccio una presentazione shock, busta shock gold. Voglio le buste gold di Barbara D'Urso, ancora non l'avevo nominata mia zia. Niente, grazie mille per essere stati con me. Ci vediamo non so quando in diretta, vi avviso sempre tramite social. Ritorno a registrare, brava, brava, brava. Meglio, meglio che stare qua. Ci vediamo prossimamente, rimanete sintonizzati sui social perché comunque io vi avviso, se mi va di fare una diretta lo saprete durante una stories Instagram. Ciao a tutti, ci vediamo prossimamente. Sì, sentite, sentite. Non so quanto, non so quanto.